Riccardo Boschetto, allenatore degli Horizonti United. Era importante tornare a fare punti dopo quelle due sconfitte abbastanza numericamente difficili. Cosa vogliamo dire di questa gara? Paradossalmente i nostri due 5-1 che sono venuti in situazioni di inferiorità numerica ci hanno visto giocare anche un buon calcio e questo è paradossale perché nella testa però rimanevano 10 gol presi, quindi era fondamentale svoltare. È chiaro che abbiamo cercato di vincere la partita, abbiamo fatto bene nel primo tempo e all'ennesima volta abbiamo commesso un errore, abbiamo preso subito gol. Siamo stati molto più disordinati nel secondo tempo, anche sfilacciati, però prendiamo questo punto che fa classifica, che ci fa svoltare e andiamo avanti. È sembrato che dopo il gol del pareggio, fino alla fine del primo tempo, aveste anche l'inerzia per poter trovare il secondo gol. Poi nella ripresa non siete riusciti. No, in effetti è vero. In effetti è vero, abbiamo avuto una reazione nervosa importante, ma anche qualitativa sul piano del gioco. Abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo passare in vantaggio. Poi si è spenta un po' questa inerzia. Al secondo tempo, ribadisco, che abbiamo cercato di avere noi il pallino, abbiamo cercato di la vittoria, devo dire che abbiamo creato molto poco. Come pensi che cosa pensi che questo gruppo debba fare per togliersi, diciamo, le scorie del periodo difficile, anche perché venite da 6 partite dove ne avete vinta solo una? È il momento, è la situazione, per uscirne fuori c'è bisogno di tanto lavoro, dobbiamo lavorare, dobbiamo pulirci anche un po' la testa, nel senso per cui in corsa sono cambiati gli obiettivi, oggi abbiamo un obiettivo diverso, vogliamo trasferire in campo nella prima squadra giocatori del nostro settore giovanile, dei giovani. Oggi è il caso di Gennaro, 97, che ha giocato tutta la partita e chiaramente voglio dire, l'obiettivo in un campionato ormai praticamente finito è quello di poter fare bene, ma fondamentalmente continuare a fare l'eccellenza anche il prossimo anno. Adesso vi aspetta la partita di Baveno. Cosa ti aspetti da questa gara? Che avversario ti aspetti? Baveno è una squadra importante, un gruppo che tanti anni che è insieme, ha recuperato il suo giocatore più rappresentativo che è Ado. Noi per confermare il nostro periodo andiamo a giocare con alcune defezioni, prima tra tutti quella di Travaini perché sarà squalificato. Però noi dobbiamo avere la forza di continuare questo percorso, di continuare a muovere la classifica. Di continuare a uscire da questa piccola crisi, voglio dire, da questa mente un po' malata per ritornare a fare calcio come facevamo all'inizio.